benvenuto su Usa la Testa Podcast. Sono Marco Venturi e dalla passione per la mente ho creato un'attività e una comunità con migliaia di iscritti. Condivido idee, mappe mentali e risorse online per essere ed ottenere di più. E qui voglio raccontarti le mie esperienze. Puntata numero 81 della curiosità, ovvero i 7 modi per essere più curiosi. Curiosità significa volerne saper di più, una facoltà da allenare con diversi benefici da conoscere. Scopri qui quali sono, come essere più curiosi con una mappa mentale di sintesi da scaricare. Da Wikipedia si evince che è un istinto che nasce dal desiderio di capire, facoltà per lo più umana ma riscontrabile anche in animali, che dà un bisogno emotivo che ci spinge ad indagare, a esplorare, a conoscere di più di noi e del nostro ambiente. In effetti, tutti noi sottostimiamo la nostra voglia di sapere. Fin da piccoli scopriamo il mondo tramite la curiosità. Cresciamo ad ogni domanda, da ogni imitazione dei genitori, da ogni passo in avanti. Da adolescenti in poi ci stimola a trovare e a coltivare interessi, passioni ed attitudini. Da adulti ci aiuta ad essere professionisti migliori, genitori più amorevoli ed efficaci, compagni migliori. Anche in età avanzata è importantissima. È scientifico che il cervello dei pensionati elabora esattamente come quello degli adolescenti se nutrito da curiosità, stimoli e interessi. In pratica, fornendo alla nostra mente diverse e maggiori informazioni da quelle già in nostro possesso, apriamo la strada a nuovi processi neuronali. Questi si traducono nella realtà in riflessioni più profonde, maggiori idee e parole, capacità e risultati diversi, in più opportunità di scelta. L'essere curiosi perciò è una facoltà fondamentale che conviene allenare e mantenere perché ci fa vivere bene e più a lungo. Infatti da questa abitudine derivano una serie di caratteristiche utili che vale la pena considerare. La curiosità migliora la consapevolezza, l'ambizione, la libertà personale, il senso critico, l'entusiasmo, il pensiero laterale, l'intuito, le abilità mentali, l'immaginazione, la creatività, la visione di opportunità, le idee, le innovazioni. E in effetti la curiosità contrasta la noia, la solitudine, la bassa stima di sé, le ore sprecate sui social, dubbi, scuse varie, lamentele, cattivo umore, rimpianti, depressioni. Queste sono tutte cose che la curiosità contrasta. Quindi stimolare, allenare il nostro senso curioso, come hai già compreso, è a nostro totale vantaggio. Possiamo continuare ad essere delle spugne, curiosi come i gatti o le scimmie anche dopo la scuola. Se questi dati hanno aumentato in te la voglia di saperne di più, ecco allora come sviluppare abitudini all'interesse. Andiamo direttamente con i 7 modi per essere più curiosi. Il cervello è strano, è un muscolo centrato sull'economia, che per non elaborare nuove informazioni preferisce credere alle cose che conosce già. Allo stesso tempo però è attirato da tutto e sempre in ricerca di una risposta. I bambini formulano oltre 300 perché al giorno, dagli 8 anni in poi si forma il loro senso critico, ma le richieste già da adolescenti si fanno nettamente più rade. Da adulti il problema è che pensiamo di avere già le risposte per ogni cosa. Questo è il primo fattore che limita la nostra curiosità e quindi creatività. In realtà da esperienze, traumi e derivati siamo più confusi dei bambini, pieni di abitudini come sopra e idee che peggiorano quindi il nostro equilibrio. Invece necessita ritornare esattamente come loro, alla mentalità dei bambini. Quindi andiamo con il primo modo per essere più curiosi. Pensa da inesperto. Ciò che ti interessa oggi è a distanza di un tasto o display. Pensa di non saperne nulla e di voler scoprire tutto da capo. Cosa faresti nella tua mentalità? Faresti una mappa mentale di getto che includa tutto il possibile. I bambini fanno il contrario, partono dal presupposto di voler scoprire tramite le domande. In più chiediti il perché. Ogni cosa che noti ha una ragione per essere lì. Tu lo sai, ma un bambino no e ti chiederebbe perché c'è. Chiediti quindi il perché di tutto.
perché il tuo concorrente guadagna di più, perché la tua compagna sta con te, perché fai quel lavoro. Attenzione alle risposte che ti dai, perché sono frutto delle tue convinzioni o certezze. A differenza di molti adulti, un bambino non ha nessuna certezza, si fida di noi ingenuamente e continua a chiedere. Abbandona la presunzione di possedere la verità, quindi smetti di sentirti migliore. Pensa e comportati come chi non conosce e non sa nulla e che può sbagliare. Crescerai più velocemente, ti farai più amici sinceri, sarai una persona migliore decisamente. Perciò esci dalla tua bolla, frequenta e ascolta le idee degli altri, chiedi i dettagli che non sai, meglio se sono curiosi come te. Certamente noterai che le persone a cui miri sono cariche di entusiasmo. Ciò che dicono o fanno può essere per te uno stimolo a eguagliarli. Analizzali, rifletti su cosa è debole in te e metti in pratica. Non temere di sbagliare. L'unico modo per sentirsi sicuri e abili è fare più errori. Come le pagine di lettere che un bambino fa a scuola per imparare a scrivere. Ogni errore non rimane una debolezza se ti fa riflettere. Chiedo un ulteriore perché e un ulteriore come. La noia per chi è curioso non esiste. Siamo fin troppo abituati a riempire ogni momento libero con smartphone e social. Per chi è curioso la noia non esiste. Vede un'occasione per imparare qualsiasi cosa da ogni fonte e non c'è nulla di banale in chi è interessato. Leggi di tutto, a differenza di quanto scritto sulla lettura specifica a singolo tema, quell'attività ti fa diventare esperto. Leggere di tutto invece apre la mente, allarga la tua visione del mondo e delle possibilità, dà spazio a nuove idee e creatività. Leggi e raccogli tutto, ad esempio una mappa mentale dove puoi ritrovare le idee. La tua mappa mentale avrà quindi ulteriori collegamenti e ti renderà sempre più curioso. È davvero motivante apprendere cose nuove, ti diverti e scopri nel tempo che ricordi di più, unisci pensieri e attività distanti tra loro, allenando il tuo grado di possibilità. Questo fa la creatività ed ha come fronte primaria l'interesse. Le persone che ammiriamo si sono messe in discussione ed hanno continuato a cercare una vita migliore, un modo migliore senza fermarsi, ed è così che lo sono diventate. Quindi scarica la mappa mentale che puoi trovare nei link a questa puntata e ti lascio con la frase che è di Jay Toffoletto. La curiosità è quel qualcosa in più che ci spinge a migliorare ogni giorno. Questi contenuti sono totalmente gratuiti. Se li ritieni interessanti, iscriviti al canale e lascia un bel 5 stelle su iTunes oppure su Spotify. E se vorrai condividerli sui tuoi canali, io ti ringrazio già da adesso. Per approfondire, segui i link in dotazione qui sotto oppure vai su www.latomappa.com ed iscriviti ad uno dei miei corsi gratuiti. A presto, ciao!